Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Mila e oggi faremo un video su come utilizzare quello che già abbiamo nel nostro armadio, versione un po' più estiva. Per chi non mi conosce, mi conoscerà nel video. Per chi invece mi conosce e mi segue, vi devo chiedere scusa perché da quando sono tornata sto pubblicando sicuramente molti meno video. Non c'è nessuna giustificazione per questo, nel senso che l'unico motivo per cui lo faccio molto di meno non è perché non ho voglia, non è perché non ho delle idee, ma perché il nuovo lavoro, no? Che ho trovato e che mi dà molte soddisfazioni, mi rende molto felice, finalmente, mi impegna molto, cioè molto nel senso in modo piuttosto normale durante la settimana. È piuttosto impegnativo comunque anche a livello mentale e quindi durante il weekend ammetto a volte non ho voglia, cioè nel senso ho voglia ma non riesco a trovare le forze, magari mi voglio riposare, magari voglio dormire un po' di più, magari voglio uscire con amici, venerdì faccio tardi e quindi dormo fino a tardi sabato, comunque un casino. Non ci sono molte giustificazioni, nel senso che dovrei solo affrontare un po' di pigrizia, magari affrontare quella stanchezza che accumulo durante la settimana per fare i video, perché ho voglia di farli, cioè mi manca farli e vorrei essere molto più costante rispetto a farli magari una volta al mese, però ci proverò. Ho accettato delle collaborazioni molto 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 fighe, le ho accettate perché veramente erano incredibili. E così almeno collaborando ho un obbligo, no? Di pubblicare, non vengo pagata, però comunque avrò un obbligo di pubblicare e quindi magari riesco ad essere più costante. Chiudo. Per i social, Instagram sto cercando di usarlo molto meno, sto cercando di pormi delle limitazioni giornaliere. Magari mi guardo un po' Morogram per chi non lo conoscesse, una pagina che mi fa scassare, che prende un po' in giro gli youtuber, cioè lo so, un po' ipocrita, però magari finissi su Morogram dove dico le mie stronzate. E quindi sto cercando di limitare, non so se pubblicherò reel fatti apposta per Instagram, magari pubblico degli estratti dei video di YouTube perché sinceramente ho davvero mal digerito tutto quello che era successo con i diritti da SIAE, Instagram, eccetera, quando mi hanno bloccato praticamente tutti i video e cioè lo so che è una cavolata, ma ci metto veramente tanto tempo a farli e a montarli, a mettere la musica, a fare le cose e quando si erano bloccati e comunque non andavano più, eccetera, era una cosa che mi aveva fatto impazzire e non, cioè, non posso lavorare, no? Per un social che boh, poi fanno queste cose, è comunque allucinante. E perciò non lo so se su Instagram tornerò a fare i reel come prima, erano molto fighi, però non credo, non credo. Forse farò qualcosa di diverso, più facile anche per me, ma non credo. Comunque, capo di oggi. Sapete, no, che in questa rubrica di solito scegliamo un capo e poi cerchiamo di abbinarlo in modo diverso. Oggi c'è questo pantalone verde molto sobrio, direi. È un pantalone verde che io ho comprato la scorsa estate. È molto estivo, nel senso che faccio. Non l'ho mai usato in inverno, non è un colore così, no, invernale. È molto sparaflescioso come colore, ve lo avvicino. Anzi, secondo me la videocamera non rende neanche bene, forse così da lontano. È un verde molto 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 acceso, come sempre pantalone palazzo, sapete che è la mia passione. E niente, quindi oggi andiamo ad abbinare questo pantalone verdissimo. Ho trovato un sacco di outfit interessanti. Il primo che vi faccio vedere è questo qui, ok? Pantalone direi molto simile. Cosa ci abbiniamo? Io ho trovato il. Non riesco, ok. Il body bianco, tra l'altro, pantalone lungo. Lo so che fa caldo, cioè effettivamente fa caldissimo, non come l'anno scorso, grazie al cielo, però comunque fa caldo. Aia.
ma tipo io in estate li uso molto. E sicuramente se volete fare tutto questo, ma con un pantaloncino, per carità, si può fare. Se ce l'avessi lo farei, non ho moltissimi pantaloncini, non ho molche bermuda e quindi ve lo faccio vedere con questo. Però come sappiamo l'idea è quella anche di capire l'abbinamento dei colori, l'abbinamento, no? Cosa mettermi sopra, blazer, camicia, top, eccetera. Quello che abbiamo nell'armadio è dare una nuova vita ai nostri capi. Allora, top bianco, sopra lei ha un blazer. Io voglio provare a fare due cose. Mi voglio mettere questa camicia sopra, quindi provare a fare questo abbinamento, anche se non so se mi convincerà, perché la camicia comunque è molto molto lunga. Invece, come secondo abbinamento, voglio provare a mettermi sopra questo blazer. Sicuramente il blazer è un pochino più pesante, quindi non credo che me lo metterei, soprattutto qui a Torino dove si crepa in questo momento di caldo. Però magari se siete in una località dove fa più fresco o in un posto dove comunque vi dovete portare una giacchina, eccetera, proverei anche con il blazer, in modo anche da avere un outfit, non lo so, per l'autunno, per settembre. Come scarpe. Allora, con il blazer voglio provare a mettere questi sandali nude, e invece come con la camicia voglio provare a mettere queste spadrilles bianche, se ce le avete nude meglio ancora. Vi farò poi vedere tutti gli accessori e nel frattempo io mi cambio e ci vediamo fra 3, 2, 1. Allora ragazze, eccomi, questo è il primo outfit, cioè la prima opzione del primo outfit. Mi allontano, ho messo le spatrillas. Che dire, molto bello da vedere. Devo dire che mi piace anche con questa camicia un po' lunga forse, cioè se tenuta così aperta comunque per far vedere il punto vita non mi dispiace. Mi piace molto l'abbinamento dei colori, sinceramente non so se avrei mai considerato un verde del genere, no? Con il beige, però mi piace. Come gioielli, lei ha degli orecchini in oro e un anello, io ho messo appunto questi orecchini grossi e questi orecchini che sono diventati degli anelli per me. E ok, niente, quindi mi piace, che ne dite voi? Vi può piacere? Secondo me è carino, no? Molto, molto estivo, quindi sicuramente io lo approvo. Prossimo, anzi, vi faccio vedere la variante che sicuramente risulterà un pochino più elegante, più raccolta. Seconda opzione, sicuramente molto più elegante, soprattutto per il sandalo, no? Risulta molto più raccolta, anche molto più calda. Io sto veramente morendo qua dentro. Comunque mi piace altrettanto come la prima, stanno bene sicuramente i colori insieme, sono particolari. Ma non mi dispiacciono per niente, quindi promosso per me e sicuramente lo terrò come opzione per utilizzare questo pantalone. Allora, il prossimo outfit è questo qui, è tutto verde, sicuramente con il fatto che lei abbia un top, presumo tipo questo, risulta diverso da quello che vorrò fare io, ma comunque ci proviamo. Quello che voglio fare io è tentare di metterci questa camicia. Ho un po' paura dell'effetto che otterrò, infatti boh, adesso lo vediamo insieme perché ho paura di sembrare un po' un quadrifoglio, però ci proviamo. Come accessori io non ho nulla di bianco a livello di borse e scarpe, quindi userò cose nude, però ci voglio provare. Sicuramente l'opzione così, cioè quella che la vedo lì, è molto più estiva, nel senso che è molto meno impegnativo, si può mettere magari per un aperitivo, una passeggiata,
Questa con la camicia diventa un po' più impegnativa, no? Più da ufficio, più da meeting estivo, diciamo, comunque più elegante sicuramente. Essendo l'unica opzione verde che avevo, ero curiosa di provare questo verde su verde. Non mi convince proprio zero, infatti secondo me lo boccerò, però ci tentiamo. Quindi io mi cambio e ci vediamo fra 3, 2, 1. Allora, eccoci. Non lo so, ho lanciato cose un po' a caso qui, però devo dire che alla fine non mi dispiace quello che è uscito in tutto questo allacciamento, mi avvicino. E allora, sinceramente non so molto bene cosa dire, nel senso che giustamente è un po' lontano da quello che c'è in foto. E sinceramente vorrei che giudicaste voi, nel senso ditemi se fa veramente schifo oppure se qualcosa di buono possiamo trovarlo. Ho cercato di rendere la camicia anche un po' meno impegnativa, però secondo me il problema in questo, nel mio caso, è che i due verdi non si incontrano molto, cioè questo è un verde molto molto freddo. No, molto scuro, un verde smeraldo, questo è più forte, forse più intenso, e un verde leggermente più caldo, direi. E quindi non lo so, non è che non mi piace, perché cioè, mi vedo e non mi dispiace, fa un po' St. Patrick's Day, cioè. E una bandiera irlandese in mano e ci sono, però non lo so, vorrei anche che giudicaste voi. Come accessori ho messo questo orecchino abbastanza discreto perché già ci stiamo con il resto. Poi avete visto borsetta nude e ho tenuto il sandalo di prima. E va bene, allora passiamo al prossimo outfit. Questo molto basico, direi, no? Camicia bianca, c'è una sneaker, c'è di mezzo una borsa molto, molto colorata, direi, no? Questa borsa a quadretti bianco e neri. Nonostante sia banale, volevo comunque farvelo vedere. Vi farò vedere anche poi l'alternativa con una camicia azzurra, che è una cosa che volevo provare, non mi dispiace l'idea, quindi vi farò vedere due alternative. E sicuramente questo è molto più casual, quindi ce lo proviamo, molto più comodo, molto più estivo e quindi adesso me lo metto. Non mi serve grande roba, cos'è qui, un'etichetta. Non mi servono grandi cose, nel senso che è una camicia bianca, poi ve lo farò vedere anche con una camicia azzurra. Quindi mi vesto e noi ci vediamo fra 3, 2, 1. Allora, eccomi, come vedete abbastanza simile finalmente, molto semplice, è una camicia bianca, come scarpe ho messo delle sneaker, delle Stan Smith normalissime e come borsa ho usato questa che in realtà è la borsa più chiara che ho, però secondo me ci azzecca abbastanza bene, non ci sta male. Che dire, mi piace, c'è cioè, abbastanza regolare, niente di impegnativo. Magari accessoriato, no? Con una cintura più elegante, con un sandalo, può diventare anche molto più elegantino, però sinceramente a me così piace, sapete che questo è uno dei miei outfit preferiti, no? Pantaloni palazzo, una camicia molto semplice, trovo che sempre, cioè, trovo che la semplicità sempre paga di più, no? Questi outfit classici, con pezzi molto classici, pagano sempre bene. Ho messo degli orecchini. Nonostante lei non ce li abbia perché secondo me era un po' vuoto senza e basta, quindi approvata. Voglio far vedere in realtà anche un'alternativa abbinata in un modo diverso che ho pensato in questo momento nella mia mente, una camicia azzurra. È un tentativo che voglio fare, quindi mi cambio al volo e ci vediamo tra un secondo. Allora ragazze, come alternativa alla camicia bianca ho pensato questo con la camicia azzurra. Con quello che ho fatto è fondamentalmente mettermi un sandalo molto molto estivo. Ho messo poi questa cintura un po' pitonata con il marrone, eccetera, e poi ho messo la camicia. È veramente molto molto carino, anche molto estivo.
con il fatto del sandalo rendiamo tutto un po' più sbarazzino, quindi davvero mi piace questa idea che ho avuto. Come accessorio ho tenuto sempre l'orecchino di prima. Fatemi sapere se vi piace di più con la camicia bianca, con la camicia azzurra, se in generale state apprezzando questo video, scrivetemelo sotto, che in realtà faccio molta fatica a mettere questo pantalone, ammetto, quindi serviva anche a me e spero che possa essere utile anche a voi se avete un capo di questo colore e non sapete bene come fare. Ok, allora, ultimo outfit. L'ultimo outfit è sicuramente il mio preferito, direi. Al momento non ho un sandalo nero basso, perché il mio si è rotto, quindi mi metterò questo sandalo alto, perché voglio fare ancora l'outfit ancora più elegante di quello della foto. Perciò mi metterò sandalo alto, mi metterò questa canottina, magliettina nera, e poi mi metterò la cintura nera. La mia non è di Gucci, ma è bella lo stesso. Mi metterò questa che mi metto sempre. Come borsa lei ha una borsa nude, è una cosa che mi piace molto, quindi il fatto di, no, di staccare dal colore della scarpa, dal colore della cintura, mettere la borsa di un altro colore, mi piace molto. E poi vari accessori che abbinerò, quindi mi cambio e noi ci vediamo fra 3, 2, 1. Allora ragazze, eccomi, ho messo anche l'occhiale. E a parte gli scherzi, ve lo faccio vedere il finale, direi molto simile al risultato che abbiamo in foto. E è il mio preferito in assoluto, è quello che mi piace di più tra tutti, cioè tra tutti questi. È molto chic, no? Molto, molto bello, anche piuttosto elegante, però adatto a più occasioni. Come accessori io ho messo questo orologio, ho messo questi orecchini, ah, non si vede ma ce l'ho, ho messo anche questa collana, quindi ho messo queste tre cose, l'occhiale, no? Che ovviamente d'estate non può mancare, soprattutto per chi viene accecata dal sole. E niente, quindi questo è sicuramente uno dei miei preferiti, lo approvo al 100% e spero tanto che piaccia anche a voi. Ho messo questo sandalo, ma ovviamente ci andrebbe molto bene anche un sandalo basso. Fatemi assolutamente sapere se anche a voi piace. Ragazze, mi abbasso un po'. Io ho terminato, fatemi sapere come sempre qua sotto come state e quale tra questi è il vostro outfit preferito. Spero tanto di tornare il prima possibile, cercherò, che cosa hanno i miei capelli, vabbè, cercherò di farlo quanto prima, adesso mi devo calmare perché ho un caldo pazzesco. Assolutamente scrivetemi qua sotto, io vi mando un abbraccione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!